Gianpaolo Sperandio, tecnico di una Lucky Wind Trevi che oggi nel big match del girone possiamo dire che ha avuto un po' di difficoltà per l'assenza della palleggiatrice titolare, ma un 3-0 che forse è un po' troppo severo per quello che si è visto in campo. Sì, grazie Alberto per queste belle parole, perché c'è un po' di delusione, questo è vero. È vero che abbiamo perso per le piccole cose, soprattutto il primo set in particolare, poi anche negli altri set ci è mancato qualcosa in più. Sicuramente loro hanno murato e difeso meglio di noi, su questo non c'è dubbio. Noi abbiamo fatto bene altre cose, ma non sono state sufficienti. Un girone di andata che vi ha visto chiudere al secondo posto, la pausa tra girone di andata e ritorno e quella del turno di calendario ha fatto sì che avete avuto una sosta un po' troppo lunga, vi ha fatto forse male anche questo? Guarda, a me gli alibi non piacciono, quindi qualsiasi scusa. È vero che ogni volta che abbiamo preso un po' di ritmo c'è stata qualche pausa di mezzo, perché abbiamo fatto bene prima di Natale e poi 2 settimane fermi, abbiamo fatto bene prima della sosta e poi altre 2 settimane fermi, però non dobbiamo nasconderci dietro nessun alibi. Questa sera noi abbiamo fatto delle cose, alcune cose peggio di loro, siamo stati anche un po' sfortunati secondo me, perché come dicevi tu forse almeno un set avremmo potuto meritarlo, però questo è. È un campionato dove ancora è tutto apertissimo, lo dimostra il fatto che anche le prime in classifica le loro partite le hanno perse, quindi c'è ancora da giocare metà stagione. Come vedi questo finale di campionato? Prevedo che sia come è stato fino adesso, cioè è un campionato con una percentuale di 3-2 altissima, con un equilibrio incredibile dalla prima all'ultima, molte volte l'ultima ha battuto la prima o ha fatto punti con la prima, quindi diciamo che i primi posti sono accessibili per tutti, come anche le ultime posizioni.